per una cultura della sicurezza. Questo è il titolo del convegno tenutosi questa mattina a Napoli presso Città della Scienza. Nell'ambito della manifestazione Ci teniamo alla vita, realizzata dalla Regione Campania, provincia di Napoli e Comune di Napoli. Lavoro nero e incidenti sono legati a doppio filo. Quando i lavoratori non sono in regola, diventa più difficile vigilare che le norme sulla sicurezza vengano rispettate. La sicurezza sul lavoro è un tema importantissimo e fondamentale. Un tema sul quale il Presidente della Repubblica ritorna molto spesso, è un tema che purtroppo mina la vita di tanti lavoratori. Ora, prevenire è più che mai necessario. Il rappresentante, il dottor Cantelmo, rappresentante della Procura, ci ha anche fatto notare come spesso questo fenomeno, gli incidenti si intrecciano col lavoro in nero, col lavoro non tutelato, quindi è la complessità della condizione del lavoratore e del controllo sulla regolare applicazione della legge e dei contratti che l'osservatorio intende affrontare proprio per far diminuire le morti. Un lavoratore che si ammala è anche un costo per la spesa sanitaria pubblica. Ma non c'è dubbio, è ancora di più un lavoratore che rimane invalido per tutta la vita. Ma direi, vorrei mettere l'accento non soltanto su quello che costa in senso economico, ma su quello che costa in senso umano, in senso sociale, una persona la cui qualità della vita viene definitivamente compromessa. Assessore, la sicurezza sul lavoro è un tema di fondamentale importanza. È un bene comune, oltre che essere sancito dalla Costituzione e dalle leggi di questo Stato. Le istituzioni sicuramente devono porre il loro impegno e verso le parti sociali e verso i cittadini affinché ci sia una diversa cultura. Le imprese non lo devono considerare un costo perché non è un costo. I lavoratori devono imparare anche ad autotutelarsi e anche loro a rispettare le leggi, perché spesso molti incidenti accadono anche perché si è troppo sicuri sul lavoro. E noi dobbiamo fare uno sforzo in questo senso, partendo anche dalle scuole, in cui i cittadini già da piccoli devono imparare quali sono i diritti e quali sono i doveri, anche in termini di sicurezza. Ma direi ancora di più dobbiamo fare. Dobbiamo pensare alle vittime degli infortuni sul lavoro e alle famiglie che spesso, se non sempre, vengono abbandonati. Diritto al lavoro e diritto alla sicurezza. E per me sono esattamente la stessa cosa. C'è un lavoro è buono e basta, non può esistere un lavoro cattivo. E nel lavoro esiste anche il diritto alla sicurezza, e per l'impresa e per i lavoratori.